mi piace, mi ripeto, come scrive Giuseppe, e credo che sia un po' un eroe. Anch'io mi ritengo un'eroina, perché l'ha detto prima qualcuno che insomma non fa audience parlare d'ambiente, no? Così. Allora io mi ritengo un'eroina perché insisto nel tempo sulle tematiche, sapendo che magari insomma non è che si fanno tutti questi risultati. Finché ce lo permetteranno andremo avanti, qualora non ce lo permettessero più useremo altri mezzi. Quindi tu sei un eroe perché hai scritto un libro su un tema di cui interessa poco alla maggior parte della gente, soprattutto ai giovani, perché prima è stata menzionata Greta Thunberg, ma comunque i giovani non sono Greta Thunberg. Si fa tanto parlare dei giovani, io ho una figlia che fa il quarto anno superiore, quindi insomma è un esempio pratico dei giovani, ma non è che l'interesse primario dei giovani sia rappresentato dalla lotta ai cambiamenti climatici. Sono più interessati a Instagram, ai like, a tutte le cose che arrivano sui social. Però questa non è una presa di posizione contro i social, perché anzi io credo che siano uno strumento molto utile per trasmettere dei messaggi importanti. Mi piacerebbe che diventasse di moda amare ciò che ci circonda, no? Prima hai detto che occuparsi di ambiente non deve avere una colorazione politica, ma è ovvio. Io mi leggerò il tuo libro in tanto tempo, nel senso che piano piano, visto che leggo tante cose tutti i giorni, no? Adesso me ne andrò in vacanza, me lo leggerò, e credo che sia utile leggerlo a tutti e farlo conoscere. Saremo un po' tutti dei piccoli eroi, anche se non si otterranno dei grandi risultati a tempo breve. Io lo dico sempre a mia figlia, che vi ripeto, insomma, è una ragazza. Potrai non risolvere i problemi, ma comunque non sarai complice di chi i problemi proprio non li vuole risolvere. Vuol dire aver già fatto la propria parte. Quindi io non sarò complice, complimenti a Giuseppe ed evviva EcoShock. Grazie a tutti quanti grazie, voi. Grazie, grazie, grazie Licia Colò. Grazie.